E questo è il codice in cui Leonardo raffigura la città ideale? Questo è il primo codice che Leonardo fa a Milano, il suo vero codice da Vinci, oseremmo dire, che è un, diciamo così, una ricostruzione tridimensionale di quello che lui ha cominciato a progettare a Milano, centinaia di macchine, di fogli, di disegni. All'interno di queste pagine troviamo anche il famoso progetto per una città ideale, che in realtà più che ideale è una città meccanizzata, l'idea di quello di creare energia pulita e igienica all'interno di una città fatta dalle fondamenta, un po' come fosse una Venezia insieme a un Milano, in cui Leonardo progetta addirittura anche come pulire automaticamente tutti i palazzi con l'acqua piovana, farli andare sotto, e studia tanti di quei meccanismi che a noi sembrano veramente sbalorditivi. Qui dentro ci sono le pompe meccaniche all'interno della città, ci sono i suoi progetti per realizzarla estremamente pulita, le sue idee su come meccanizzare una stalla per renderla igienica, che a noi per esempio sembra normale, ma pensate al 1500 quanti erano i problemi. Incredibilmente Leonardo qui fa veramente dal cucchiaio alla città, progetta tutto, addirittura dà i suggerimenti su come gli operai dovrebbero lavorare per realizzare quella sua ideale città.